Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per darvi una grandissima notizia. Notizia che magari molti hanno già visto sui miei social, Instagram, Twitter, Facebook, che vi invito a seguire, che sono nella descrizione del video, ed è la seguente. Ossia, sono qualificato ai playoff di Amsterdam che ci saranno dal 28 al 30 maggio. Ciò significa che la EA è riuscita ad individuare e a bannare tutti i glitcher e tutti coloro che avevano fatto grandi risultati e ottenuto la top 23 con free win tramite persone amiche o comunque conoscenti. Quindi rientro io nei qualificati e oggi sono qui per portarvi quella che sarà la mia squadra ad Amsterdam, pressoché al 90% salvi alcuni dubbi. È una squadra che, come potete vedere, conta Toti, Cone, Tots, giocatori dell'anno, quindi giocatori tutti al top, come è giusto che sia avendo l'account sbloccato, giocatori che comunque ho avuto la fortuna di provare e sui quali sono abbastanza sicuro. Iniziamo dal portiere sul quale non ho alcun dubbio, sarà lui il mio titolare al 100%, ed è David De Gea Toti. Portiere col quale ho fatto 800 partite, mi ha salvato in tante occasioni, un portiere davvero fenomenale, dream shot fenomenale con la parata coi piedi, pecca un po' sul tiro da lontano, ma non ci sono dubbi che David De Gea sarà il portiere della mia squadra ad Amsterdam. Andiamo a vedere terzino sinistro, anche qui zero dubbi perché Marcelo Toti è una carta della quale non posso fare a meno. 347 partite, un gol, 12 assist, un giocatore veramente completo con statistiche difensive eccezionali, 88 di forza, contrasto in piedi e scivolata 95-97, addirittura un ottimo passaggio 94 che quindi dà quantità e qualità a tutta la manovra sia offensiva che difensiva, e sarà lui il mio titolare. Andiamo a vedere il primo difensore centrale, quello di sinistra, sul quale c'è un piccolo dubbio che poi andremo a vedere più avanti, ed è Desailly CC, la versione 88, che è esposto al primo minuto, invertendola con un altro giocatore che vedremo più avanti. Questa è una carta che è davvero ottima come difensore centrale. Mi chiederete magari perché non il Prime, perché il Prime per poterlo inserire dovrei partire con una difesa a 5, e partire con una difesa a 5 mi porrebbe delle limitazioni sul terzino destro, qualora volessi cambiare, andremo poi a vedere più avanti. Ma Desailly è un'icona di tutto rispetto, 90 di forza, contrasto in piedi 85, scivolata 87, accelerazione 82-83, ti permette anche di poter recuperare qualora dovesse mancare l'intervento, e sarà lui probabilmente il mio primo difensore centrale. Sicuro del posto come compagno di reparto invece è Rio Ferdinand Prime, una carta anche qui che non ha bisogno di presentazioni, completa, con 84 di accelerazione, 82 di velocità scatto, 88 di forza, 93 contrasto in piedi, 90 scivolata. Sarà lui a guidare il reparto assieme a Desailly. Terzino destro, qui nascono i primi dubbi, perché al momento nella formazione ho inserito Walker Tots, una carta che statisticamente è davvero impressionante, anche 86 di forza, addirittura 99 di velocità scatto, ma Walker ho riscontrato nell'usarlo un piccolo problema, ossia il fatto che stringe la diagonale senza praticamente che io lo richieda, quindi questo va a lasciare spesso e volentieri l'attaccante esterno avversario solo, ed è un problema. Questo fattore mi fa avere ancora piccoli dubbi sull'impiego di Valencia If. Valencia If, un giocatore che ho usato praticamente per tutto l'anno e che, nonostante le statistiche sulla carta siano inferiori, è un giocatore che non ha nulla da invidiare a Walker. Anche lui 86 di forza, ottime statistiche difensive, ottime statistiche in velocità, e non ha quel fastidioso problema di stringere la diagonale. Quindi, fino all'ultimo momento sarò in dubbio tra i due. Solamente magari i test che farò lì mi sapranno dare un'ulteriore risposta. Primo CDC in mediana, troviamo lui, Ramos Toti, ovvero il giocatore che inverto con Desailly. Mi chiederete, come mai Ramos Toti CDC?
Ramos Toti è un giocatore che, grazie alla sua grandissima velocità e alla sua completezza negli altri reparti, 88 di passaggio, 98 difesa, 96 di fisico, permette di poter essere impiegato in qualsiasi zona del campo. E nella versione eSports, dove ci sono parecchi problemi ai passaggi che risultano spesso imprecisi, questa carta qui mi dà ottima copertura difensiva, ma anche grande qualità per quanto riguarda l'impostazione della manovra. Di conseguenza, su di lui anche sono davvero davvero sicuro sul suo impiego. Basterà poi andare a sciogliere il nodo se usarlo CDC o DC, qualora volesse andare a togliere Desailly e andare ad inserire Vieira come compagno di reparto di Gullit Prime. Gullit Prime, un giocatore che non ho ancora provato, come vedete, perché l'ho fatto da poco, ma che in vista di Amsterdam andava assolutamente testato. 5 piede debole, 4 mosse abilità, statistiche difensive magari un po' inferiori a Ramos o a un Vieira, ma che con Umbra, bene o male, possono essere andate boostate un po'. E poi 91 di passaggio, 89 di forza, statistiche offensive e difensive di tutto rispetto, quindi anche qui quantità e qualità in mezzo al campo, che sono qualità assolutamente indispensabili sulla versione eSports che andremo a giocare ad Amsterdam. Passiamo invece al quartetto offensivo composto da Messi Tots nella posizione di COC centrale. Una carta che è molto simile a quella Toti e che utilizzo semplicemente per una questione appunto legata all'intesa. E come possiamo vedere, tiri statistiche incredibili, anche un 91 di elevazione e un 99 di precisione testa, che possono sempre essere utili in momenti morti della partita, magari su un corner o su un cross. Di conseguenza Messi Tots sarà titolare nella mia squadra. A completare il reparto abbiamo come COC di sinistra, con la possibilità di essere invertito con Messi magari, abbiamo Neymar, giocatore dell'anno. Anche questa è una carta che ancora non ho provato, ma che tutti quanti mi hanno consigliato di testare e di andare poi a utilizzare, perché ragazzi, guardate qui che statistiche ha. Cioè, credo che non ho davvero nulla da aggiungere, se non dire che non vedo l'ora di utilizzarlo per rendermi conto di quanto sia forte. L'unico piccolo dubbio, piccolo che ho su di lui è il ballottaggio con Ronaldinho, perché Ronaldinho è una carta di tutto rispetto, magari ha delle statistiche in meno, ma ha 84 di forza a differenza del 72 di Neymar, quindi questa è una caratteristica che potrebbe farmi vacillare sul suo impiego. Però al momento Neymar è lui il prescelto come ruolo di COC di sinistra. COC di destra, avrete intuito, una carta Toti, e si tratta di Cristiano Ronaldo Toti, un giocatore che è veramente pazzesco. 4 piede debole, 5 mosse abilità, ma se andiamo a vedere nel dettaglio le sue caratteristiche, cioè, una carta del genere non può rimanere fuori dal mio team. 95 di forza, 99 potenza tiro finalizzazione, 99 precisione testa, quindi un'ottima arma da sfruttare sui calci d'angolo. Cristiano Ronaldo sarà sicuramente il numero 7 del mio team. Ovviamente, prima punta invece sarà Ronaldo il fenomeno Prime, una carta che ho fatto solo recentemente, in quanto avevo la sua versione 94, pagata un botto di soldi e mi è pianto il cuore averci perso tipo 3 milioni di crediti quando l'ho rivenduta. E come potete vedere, 59 partite, 68 gol, prevalentemente di Weekend League, quindi statistiche di tutto rispetto. 5 piede debole, 5 mosse abilità, e non vi devo stare qui a dire che ha 98 di finalizzazione, 93 potenza tiro, 85 di forza. Sarà sicuramente lui a guidare il mio attacco. Passiamo a vedere quelli che sono i sostituti, o comunque giocatori che andrò ad utilizzare a gara in corsa. Tolto Valencia, che fa parte dei dubbi, e anche Ronaldinho, che fa parte dei dubbi, sicuramente un giocatore che andrò ad utilizzare a partita in corso sarà Son Tots, che, come vedete, 11 gol in 19 partite, ma tutte partite in cui è subentrato. Statistiche anche per lui illegali. Son, anche quest'anno, è riuscito ad entrare
nel cuore di tutti noi videogiocatori e sicuramente sarà una carta da tenere davvero in considerazione per spaccare le partite. Stessa cosa vale per Kantetoti, ottimo giocatore da inserire sulla mediana, un recupera palloni nato con anche discrete statistiche offensive, quindi anche per lui qualità e quantità, e sarà indubbiamente in panchina. Stessa cosa vale per Lozano Toz, ragazzi. Lozano Toz al pari di Son, una carta veramente incredibile che ha fatto smadonnare per una stagione intera tutti quelli che si approcciano alla Weekend League. E adesso con questa carta Toz la situazione sarà sicuramente peggiore, perché è veramente un alieno. Questo quando entra al 70esimo o comunque verso la fine della gara, veramente la prende e la apre in due, sicuramente dandoti un grande vantaggio. Ultimi due, che poi credo che porterò dei bronzini magari, anche se comunque non serve, mi hanno detto, quindi magari potrò fare anche un'intera panchina di sostituti, saranno Henry e Pelé, sui quali però ho delle riserve, perché Henry non l'ho mai utilizzato. Stessa cosa vale per Pelé, che sono sì due davvero ottime carte, però io credo che con il modulo che utilizzo io, sia il 4-2-3-1, a partita in corso possono fare più la differenza un Lozano o un Son, o addirittura un Salah. Salah anche lui è un giocatore che tengo d'occhio, però ovviamente qui per questioni di spazio non potevo utilizzarli tutti e farveli vedere tutti. Quindi diciamo che la formazione per i 9 undicesimi è fatta, vanno risolti questi pochi dubbi che ho, li risolverò sicuramente nei giorni a seguire, o comunque quando andrò ad Amsterdam avrò 2 giorni per poter provare il gioco, e magari sui miei social pubblicherò poi la squadra definitiva che andrò ad utilizzare i giorni del torneo. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi invito a seguirmi sui social, dove appunto vi terrò aggiornati giorno per giorno quando sarò ad Amsterdam, o comunque dove pubblico regolarmente ogni giorno qualsiasi tipo di aggiornamento e roba simile. Quindi io vi saluto, vi invito magari a darmi dei suggerimenti nei commenti, a lasciare un pollicione a questo video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!